Ieri sera incontro in Oltrarno a San Giovanni sul tema del piano del traffico con i residenti della zona chiamati dalle liste civiche con a capo Cresce San Giovanni. Del resto, nel nuovo PUT il dilemma principale appare proprio quello della maxi rotatoria tra due ponti. Punto principale, e non è un caso che siamo nel quartiere Oltrarno per combattere il punto principale su cui poi verte tutto il piano del traffico, è la rotatoria fra i due ponti. Esperimento già fatto dalla prima giunta Tarchi e poi ritirato per fortuna dagli abitanti del quartiere Oltrarno, che secondo noi sarebbe davvero una cosa abominevole per il quartiere Oltrarno, perché rischierebbe di isolarlo ancora di più dal resto della città. Mentre Carbini concorda con l'idea proposta di realizzare due mini rotatori ai lati del ponte Pertini, arriva a chiedere il supporto delle altre opposizioni per una mozione di sfiducia all'attuale sindaco. Chiediamo davvero ci sia chiarezza all'interno della maggioranza, ed è anche per questo che io preannuncio una mozione di sfiducia al prossimo consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, della quale chiediamo fin da ora l'appoggio delle altre opposizioni, perché altrimenti la mozione di sfiducia non la possiamo presentare. Ecco poi spiegata la problematica della rotatoria da parte di Daniele Marzi, presidente del comitato Oltrarno contro la novità urbanistica. Della parte nord e residenti delle ville che volessero andare a Terranova Bracciolini, non potendo girare a sinistra sul Longarno, dovrebbero prendere appunto questo ponticello e fare una parte di via Leonardo da Vinci. Ora io pregherei tutti di vedere com'è fatta via Leonardo da Vinci, una carreggiata abbastanza stretta dove ci sono i parcheggi sia a destra che a sinistra dei residenti. Già adesso è un grosso problema scambiarsi. E insomma, sarebbe dunque il sovraccarico di via da Vinci una problematica aggiuntiva per l'intero quartiere.